necessità ciclica. Da seduti, fare più possibile dei contatti, con quel sensore lì, e contare, cioè, in hertz, il numero di battute al secondo che il soggetto riesce a fare. Facendo un rapporto, vedete, tra rapidità ciclica e rapidità aciclica, Lehmann propone un indice che serve proprio per la ricerca del talento sul versante della rapidità. Cioè, mettendo in relazione questi due indici di rapidità aciclica e ciclica, Lehmann propone di individuare il talento, quello che gli è portato per gli sport dove la rapidità nel suo insieme aciclico e ciclico è importante. Vedete che dal punto di vista predittivo degli studi longitudinali sono senz'altro più interessanti di una singola fotografia di un soggetto. Qui abbiamo Carl Lewis rispetto ad altre persone che non sono persone qualsiasi. Questo è Mihaly, il primo che ha fatto 10 metri sui 100 per il piede di Roma, e poi ci sono tanti altri atleti che più o meno nello stesso periodo di Lewis hanno fatto le loro performance da finalisti ai mondiali e alle olimpiadi. Guardate però la velocità di crescita della performance di Lewis, da questa parte abbiamo le donne, no? E vedete che ci sono certi che crescono più rapidamente rispetto ad altri, pur arrivando tutti quanti in finale dell'Olimpiade. Perciò il grande talento è quello che rispetto ai suoi coetanei cresce più rapidamente. Cioè, questo viene fuori nello studio di tipo longitudinale, andando a vedere negli anni come si evolve la performance. Ecco, per misurare la corsa, oggigiorno con spese anche sotto i 1000 euro è possibile comprare copie di cellule fotoelettriche per misurare tratti molto brevi, che se cronometrati manualmente ovviamente sarebbero cominciati con un errore piuttosto grosso, perché tenete presente che un errore di 2 decimi di secondo per un tragio manuale è un errore accettabile. Bene, lo fa anche un cronometrista esperto. Però 2 decimi di secondo su 100 metri sono un errore relativo, perché mettiamo che sia un atleta che fa 10 secondi per fare il calcolo, il tondi, no? 2 decimi su 10 secondi, quanto è il percentuale? Un errore del 2%, è un errore accettabile, perché non pensate di fare l'errore versato in 1/5 con la cordella metrica, su 10 metri, fare 10 centimetri di errore con la cordella metrica è un errore dell'1%. Se però io faccio un cronometraggio sui 5 metri e faccio un errore di 2 decimi, è un'enormità, mettiamo sui 10 metri, sempre per fatto. Allora, il velocista che fa 10 sui 100 metri, sui 10 metri lanciato fa un secondo. Se io faccio 2 decimi d'errore, ho un 20% d'errore. Un errore che non è accettabile nel suo sistema di misurazione. Bene, perciò su tratti molto brevi bisogna affidarsi all'elettronica. Ma l'elettronica non risolve tutti i problemi. Perché le cellule, vi dico solo un problema delle cellule. Le cellule, quelle che usano i cronometristi, prendono il tronco. Le cellule a rimosso vostro, spendo per le cellule 1000 euro, voi avete delle cellule che le chiudete col mignolo. Allora il mignolo una volta è qua e l'altra volta quando uscite è qua. Allora c'è un metro di differenza. Perciò o avete delle cellule buone come quelle che usano i cronometristi, che non percepiscono gli arti, percepiscono solo un'interruzione piuttosto lunga corrispondente al tronco, oppure fate degli errori abbastanza consistenti, più o meno corrispondono in termini di spazio, potrebbe essere anche un metro, a seconda della posizione delle gambe, delle braccia, rispetto alle cellule fotoelettriche.
possibile comprare una batteria di cellule fotoelettriche in modo da fare rilevamenti su tratti in modo da vedere bene la distribuzione dello sforzo, e oltre a atletica leggera posso misurare tantissime cose anche in sport di situazione, perché le cellule fotoelettriche più sofisticate, questo l'ho detto già, detto prima, pensavo di averle, in queste cellule fotoelettriche possono essere messe random sul campo e governate da un computer possono emettere sia segnali luminosi che segnali sonori. E a seconda del compito che segnate il nostro atleta, ci può essere l'atleta che deve spostarsi quando vede la luce verde, quell'altro si sposta quando vede la luce rossa. E si spostano contemporaneamente anche 3-4 atleti contemporaneamente con luci diverse, devono stare attenti a non darsi dentro l'uno con l'altro e devono arrivare più velocemente possibile presso una cellula che si è accesa con il loro colore. Perciò arrivo a fare delle cose molto vicine a uno sport di situazione dove devo spostarmi in maniera imprevedibile con cambi di direzione continue e tenere conto anche di compagni di squadra o avversari che potrebbero essere lungo il mio percorso. E tutto questo viene controllato da un computer che può sia dare dei segnali random, cioè casuali, oppure può seguire un programma che voi avete definito, cioè prima si accende la terza lampadina a sinistra, poi si accenderà la quarta a destra, poi si accende la prima in fondo. Cioè fate proprio il programmino e avete un programmino standardizzato con successione di luci, di suoni o anche luci e suoni come desiderate voi, vi fate il programmino. Perciò oggigiorno esistono delle possibilità nell'ambito del rapidità sia come tempi di reazione come spostamenti che si possono fare cose eccezionali, non costano neanche tantissimo, diciamo che una batteria di 10 cellule costerà 10.000 euro, più o meno 1.000 euro per cellula. Ecco, anche l'autojump permette di valutare delle velocità, abbiamo detto prima, velocità di appoggio, velocità di volo e come frequenza di movimenti esistono dei test a posto zero come quello del sollevare le ginocchia a determinata altezza e osservare il numero di movimenti al secondo oppure spostarsi in spazi prefissati come abbiamo fatto negli anni 80 con i test. Con l'autojump è possibile valutare i tempi di appoggio di volo sia in fase di accelerazione, quindi dell'uscita dai blocchi, in fase lanciata o anche con gli ostacoli, come vedete i tempi di appoggio di volo per gli ostacoli. Qui vediamo i tempi di reazione degli arti superiori, vedete un tapping, uno strumento elettronico che conta il numero di battute, oppure sotto, senza strumento elettronico, per gli arti inferiori, numero di battute o spostamenti laterali da seduto, e vedete che in questo tipo di test abbiamo degli andamenti che sono completamente diversi rispetto a tutti i test che abbiamo visto fino adesso, di forza rapida ma anche di corsa veloce. Se andiamo a vedere la corsa, il lancio, la corsa su 60, su 100, salti lungo, hanno tutti questo andamento che dimostra che i maschi durante e dopo lo sviluppo puberale sono molto diversi dalle femmine, in tutti i test, anche nei test ovviamente di forza massima, per il momento ci sono grosse diversità tra maschi e femmine, abbiamo già visto prima. Nei test di frequenza di movimenti, tapping, manuali e podalici, vedete che a tutte le età non ci sono differenze di genere. Cioè, questa è una caratteristica di questi tipi di test. Ecco, un altro aspetto c'è sulla slide,
decimo quando disco, in un decimo di secondo quando sono lanciato al massimo quanto passo. Perciò va benissimo come strumento di controllo della velocità di resistenza, come un contachilometro, perché se vado fuori in bicicletta, fuori a piedi e devo fare 80 km in bicicletta o 25 a piedi, che abbia fatto 25 km e 300 metri o 250 metri, penso che sia un errore accettabile. Ma in spostamenti molto brevi e rapidi, se io ho uno strumento che lavora a 10 Hz, sto lavorando a spanne. Ora, gli strumenti di nuova generazione vanno a frequenze di campionamento più elevate. Mi sembra 60, però non sono sicuro. Non so se arrivano a 60, però dopo dipende anche dalla trasmissione del segnale, perché il GPS lavora con satellite. E dovrebbero essere fatti degli studi che io non ho ancora letto, che mi dicono che precisione ho. Perciò io il GPS lo vedo sicuramente uno strumento per la valutazione della media di resistenza, ma sulla utilità, rispetto ad altri strumenti che abbiamo visto, non so, probabilmente ci deve ancora arrivare, forse quando arriveranno a 60.